Buongiorno, buongiorno amore mio. Ciao, hai dormito bene? Ciao, meraviglia. Ciao, buongiorno anime belle e benvenuti in un nuovo video Cosa mangio in un giorno. Oggi mi sono alzata abbastanza tardi, mi sono fatta una doccia, infatti mi vedete con questa acconciatura in particolare che non si vede un cavolo, ma ho le trecce sulla testa. Non perché volessi andare da qualche parte, ma perché voglio far asciugare i capelli all'aria. Non voglio asciugarli col phon, ma siccome ieri ho avuto male al collo tutto il giorno e anche oggi ho un po' male, non voglio che il capello bagnato sia sul collo. Quindi this is the thing. Poi appunto, siccome ieri sono stata tutto il giorno col male al collo, ieri pomeriggio in particolare, ogni tot mi si blocca il collo, soprattutto quando sono in tensione e ricomincio a studiare, quindi tengo la stessa posizione per tanto tempo. Me la prenderò con calma. Nei miei piani di oggi c'era yoga, studio, un sacco di cose. In realtà devo prendermela con calma oggi, appunto, per permettere al mio corpo di ripigliarsi e prenderò ispirazione da quei due lì dietro che, come vedete, sono molto abituati a prendersela con calma, quindi adesso sono circa le 11 e andrò a preparare la colazione e il pranzo insieme in realtà, perché già che sono le 11 inizio a preparare anche il pranzo, così poi è pronto e niente, vi porto con me. Allora, oggi io voglio fare i pancake e voglio che vadano bene sia per la mia colazione sia per il pranzo, quindi come pancake salati, per questo non li dolcificherò, anche se comunque non lo faccio di solito. Allora, uso una farina che è una miscela di farina senza glutine, questa qui è per pizza e focaccia, ma non è salata, non è né salata né dolce. Quindi sì, uso questa miscela di farine senza glutine, mi trovo molto bene, però insomma potete fare un mix di farine che abbiano glutine o meno. E ho imparato dalle soniche a usare le tazze come unità di misura, quindi userò una tazza di farina e poi aggiungerò latte fino a che mi pare che sia la consistenza giusta. Quindi io faccio così, perché ho notato che la quantità di latte varia molto. Penso che ci siamo come consistenza, è bella gelosa. Vado ad aggiungerci un pizzico di polvere lievitante per dolci, che è praticamente bicarbonato e cremor tartaro, quindi anche qui molto a occhio, e ci aggiungo un po' di olio di girasole, anche qui a occhio, circa un cucchiaio penso, sì, così dai. Ok, ora io questo impasto lo voglio usare sia per i pancake salati che per quelli dolci. Ci ho aggiunto un po' di latte di mandorla senza pensare a questa cosa, perché avevo finito il latte d'avena, quindi spero non siano troppo dolciastri, ma non credo, perché non avendo né zucchero né sale, penso si adatteranno al gusto del topping che gli metterò. Oggi avevo voglia di marmellata, quindi ho condito i pancakes con marmellata di ciliegie, quella della Rigoni, e poi cioccolata, perché i pancakes senza cioccolata cosa sono? La cioccolata che sto usando è questa qui, della Ecor, non è la mia preferitissima, però mi piace molto. E poi mi sto facendo un tè con questo adorabile, adorabilissimo infusore a forma di bradipo che mi è stato regalato dalla mia amica Silvia per il compleanno. So già che mi chiederete dove trovarlo, penso su internet, cercate infusore bradipo. Cioè, è troppo bello. Oh, vapore. Cioè, è troppo carino. Troppo carino.
Allora, il pranzo è pronto. Come vi dicevo, ho fatto i pancakes come prima, senza aggiungere né sale né zucchero. Saranno salati perché li mangeremo con le zucchine che ho fatto in padella, semplicissime, con un po' di olio. E poi ho provato a fare questo esperimento che è riuscito abbastanza bene, ma si può migliorare. Ovvero ho tritato, frullato del tofu bianco con un po' di latte di avena per renderlo cremoso, curry, olio, sale, e poi ci ho aggiunto anche un po' di acidulato di umeboshi, che a me piace un sacco. Penso che la prossima volta ci aggiungerò magari un po' di cipolla, qualcosa per renderla più saporita, perché non è super saporita, gli manca qualcosa. La prossima volta migliorerò, però sono comunque felice di questo esperimento. Quindi diciamo che questa è l'idea del pranzo di oggi: pancakes con salsina di tofu e zucchine. Yay! Per cena ho preparato un dal di lenticchie che ho preparato semplicemente facendo soffriggere della cipolla e poi mettendo delle lenticchie rosse ammollate con del brodo e molto curry, e poi ho cotto del riso basmati, quindi ho fatto questa abbinata riso basmati dal di lenticchie, e poi ho realizzato lo stesso cavolfiore che mi avete visto preparare nell'ultimo video What I Eat in a Day, che è diventata una delle mie nuove ricette preferite. Vi rilascio, rimando all'altro video se volete scoprire come ho fatto a prepararlo. Quindi è stata una cena molto semplice ma molto buona e molto nutriente. E poi dopo cena mia mamma aveva portato a casa delle fragole, quindi ho mangiato un paio di fragole. Tutto qui, spero che il video di oggi vi abbia tenuto compagnia e magari vi abbia dato qualche ispirazione per sperimentare con la cucina vegetale. Noi ci vediamo alla prossima e grazie per aver guardato questo video.